fatto sapere bene che il ritrovamento del giapponese statua a forma di una testa di leone che era stato trafugato 3 anni fa e di cui si erano perse le tracce. Devo dire che con un'opera congiunta sia dell'associazione di Cattile che anzi della sua sezione ovviamente storico-archeologica che ha lavorato parecchio su questo, e quindi con dei reperti fotografici e facendo poi la comparazione insieme con la compagnia dei carabinieri di Pontecorvo, di maggiore imbratto, soprattutto un ringraziamento alla stazione dei carabinieri di Rocasecca per il comandante Bottone, siamo riusciti ovviamente dalla comparazione a vedere che questa statua a testa tonnellone era quella che realmente era stata trafugata 25 anni fa. E oggi siamo qui riuniti proprio per questo motivo, per celebrare ufficialmente il ritorno del borgo di Cattile nel comune di Rocasecca dopo 25 anni della statua. Su questa statua c'è da fare un discorso un pochino più approfondito, perché si è favoreggiato molto, come spesso le leggende metropolitane costruiscono, tante proposte, scusate il termine, tante leggende. E quindi adesso passerò la parola a Fernando Riccardi, che tutti conosciamo, un giornalista storico, conoscitore ovviamente della storia locale, non solo, che ci farà proprio la differenza tra quella che è la reale storia di questa statua e quella che è la leggenda metropolitana, che l'ha sempre identificata comunemente come Papone, veniva detto, brigante degli anni nato 400 anni fa, qui in zona, però in effetti il collegamento fra la statua e questo, come vedremo, in realtà non c'è. Quindi la parola a Fernando, grazie. Grazie a tutti, grazie per essere intervenuti, così numerosi, mi diceva già Massimo Prego, è veramente confortante vedere questa bella chiesa riempita come vecchi tempi, no? Quando si facevano queste manifestazioni. Oggi poi abbiamo un motivo ancora più importante per essere qui, perché c'è una sorta di ritorno del filo proprio, se possiamo chiamare questa testa di leone su cui tanto si è favoreggiato. Io ringraziavo già precedentemente l'altra di Carabinieri, lasciando Bottone di Rocasecca che si è adoperato assieme ai suoi vigili per un'operazione che poi alla fine è un'operazione di giustizia, perché era stata sottratta parecchi anni fa per i capitotti, per quelli che vivono in Borgo di Caprile, la colorazione era sulla strada provinciale, no? Rocasecca, dove c'era la bottega di Caprile, forse più anziano, meno giovane, se la ricorderà. L'ultimo che non sei. Ah, ecco. No, perché mi credevo che tu volessi di fine anziano, che non vai a strada. Ringraziamo anche il sindaco Giuseppe Sacco, che per essere intervenuto e anche per aver dato una mano, caro sindaco, poi avremo altre cose, sempre di questo stesso tenore, cioè tenore storico-archeologico, certo che ho parlato, anche al maresciallo, poi vedremo come concretizzare quest'altra situazione. Anche perché la nostra intenzione, ecco, scopriamo il campo subito da dei. Questa non è la colorazione definitiva, non vogliamo creare degli idoli, non siamo ai tempi di Diocleziano, quindi togliamo dei comuni della nostra regione per mettere i reperti di erba romana, quindi i reperti pagani, siamo tranquilli tutti i parrocchiani a capire, questa è una colorazione provvisoria, poi cercheremo di metterla in un posto dove sia visibile al visitatore e sia soprattutto un posto sicuro, anche perché metterla fuori con il rischio di farsela sottrarre di nuovo sarebbe da irresponsabile. La nostra intenzione, e soprattutto quella, grazie all'associazione Amici per Capire, che molto si è lavorato in tal senso e non solo in questa direzione, è quella di creare all'interno di questa chiesa spazi permettendo e anche con l'organizzazione delle autorità ecclesiastiche una sorta di formalità, perché Caprile, come sapete, ha parecchi resti di epoca romana, ha fatto studiati, ha fatto indagati, io lo vedo qui anche l'amica archeologa di Aquila, anzi poi magari se tu vuoi, se hai la possibilità, lo so che è una cosa che viene un po' in maniera estemporanea, puoi darci qualche delucidazione proprio sul reperto in sé, perché tu sai, io non sono un tuttologo, per cui mi interessa tutt'altra cosa, per cui magari ci fa piacere e puoi darci qualche Elisa Canelli, se può darci qualche condizione un po' più, ripeto, in condizione di casa, di quanto possa dire. L'intenzione è quella di creare una sorta di
molto lapidario, speriamo di poterci riuscire e anche per arricchire, diciamo, questo nostro borgo che dovrebbe e potrebbe avere la sua risorsa principale per i turisti che già vengono ogni giorno sia per visitare le bellezze ma anche per scalare le falesie. Massimo Greco parlava di una strada, una strada vicenda che si è un po' sviluppata intorno a questa casa. È un evento di Amaro, questo lo sappiamo. Elisa forse riuscirà a dirci in maniera a quale periodo può corrispondere. Certo, io mi limito soltanto a dire che non deve essere considerata una cosa inaudita l'esistenza di questi reperti. Qui abbiamo una zona archeologica fenomenale, per via di Aquino, penso anche a Fregene, penso a Fabratello, quindi abbiamo un bacino archeologico di tutto rispetto, quindi non è sicuramente da stupirsi se una testa di leone si trova a capire sulle pentici, sulle falde del Monte Asmara. Però la particolarità di questa situazione è data da un altro fatto, è questa testa di leone che era proprio lì, vicino Camillo, no? Vicino al potere in genere mentale, è stata da sempre identificata, e non so bene neanche perché, con la testa del brigante Paolo. Io da quando ero piccolo mi ricordo anche a Rosario, penso che si ricorderà, c'era Schiaggio qui sulla piazza, il parente di Franco, qualche parente di Franco, che quando si parlava del brigante Paolo diceva sempre a due ragazzetti: ma come, non conoscendo la testa di Paolo, ma sta giù vicino a Camillo. Allora, da poco vediamo questa festa di Leone, che ci sembrava un po' strano, ma come mai? Questo già si piazza male, ma è quasi un segno di Dio, una cosa del genere. Comunque era una tradizione genuina, una tradizione popolare, che ricollegava come ripeto di epoca romana a Domenico Covessa detto Paolo. Ecco, Domenico Covessa è un uomo che bene un approfondimento storico, anche se in maniera molto, molto breve, molto succinta, anche perché a settembre noi abbiamo intenzione, che con l'associazione Amici di Caprile, coinvolgeremo anche l'amministrazione comunale, l'assessorato della cultura, per normalmente la chiara, perché celebreremo il 410 anniversario della nascita di Domenico Covessa, detto Paolo. Perché Domenico Covessa, detto Paolo, nasce proprio viene battezzato, nasce a Caprile, viene battezzato in questa chiesa il 29 settembre del 1607, quindi sono esattamente 410 anni, circostanza non sottovalutata, viene alla luce il 29 di settembre, che è la festa di San Michele. Quindi anche l'assessore Marzano non l'avevo visto e chiedo scusa. Quindi noi alla fine di settembre, forse spostando a un sabato, vogliamo un po' la seconda di Capia, faremo queste celebreremo questo personaggio che al di là di quello che dice o forse di quello che non dice la storiografia ufficiale, le notizie di Domenico Covessa sono veramente pochissime, è stato un personaggio importante per il nostro territorio e non solo per il nostro territorio. Io spenderò forse neanche 10 minuti per far capire l'importanza di questo personaggio, che non è importante perché è andato a Caprile, ma è importante per il ruolo che ha avuto una determinata vicenda, che ha avuto una ripercussione importante soprattutto per la parte meridionale della nostra penisola. Dasce nel 1607, ho già detto, è un pastore di capre, il resto chi nasce a Caprile a quei tempi non aveva altre possibilità, capre, caprino, dopo di Caprile, però così che era il covaro di capre, in latino, quindi lui era un pastore di capre, senza un'eccessiva istruzione, anzi sicuramente anche un po' così ignorante, no? Come si era in governo di pastori a quei tempi, probabilmente svolgeva questo incarico per conto dell'abbazia di Montecassino, che qui aveva numerose terre, numerosi viventi, e quindi non è improbabile che Domenico Covessa fosse un pastore che era assolto, era così, dell'abbazia di Montecassino. Ma chi è stato Domenico Covessa? Ecco, questa è una cosa importante. È stato un brigante, che tipo di brigante? Perché questo è l'importante. Noi siamo abituati a trattare oggi un brigantaggio in maniera, come dire, direbbe qualcuno in chiave revisionista, cioè abbiamo visto che il brigante nel posto di Italia, nel 1860 in poi,
non erano obbligati nel senso che venivano attenti, erano qualcosa di molto più dignitoso, cioè si combattevano per l'ideale, combattevano contro i soprusi, combattevano per la dignità del popolo. Nel 1600 siamo in una situazione, un contesto storico completamente diverso. Io che ho studiato molto questo personaggio, perché è stato una delle mie prime opere, molto difficoltoso, perché scrivere un libro, una biografia che dovevo essere, di cui le notizie non si avevano, non si trovavano da nessuna parte, è stato veramente molto complicato. Però mi sono fatto più o meno questa idea. Domenico Molessa intanto dopo improvvisamente smette di fare il pastore perché diventa un gendarme a servizio dell'auditore di campagna. Questo è un termine un po' particolare, però che cos'era? Era la provincia di Campania in Marche, che era, faceva parte della quella che sarà successivamente la delegazione apostolica di Frosinone. Praticamente è tutto quel territorio che va da Ciprano in su verso il Frosinone. Ed era facente parte lo stato pontificio. Lui diventa un gendarme di questo ritorno di campagna, che era una sorta di prefetto, una sorta di istituzione territoriale, però non si comporta bene, cioè perché improvvisamente si dà, come dicono le fonti, a scorrere la campagna. Quanto è bello che viene chiamato il scorritore di campagna. E cos'è? Erano dei briganti che andavano ad esercitare atrocidi, andavano rubando razziati. E questa è la prima fase di Pavone, ma è vero che viene tratto da questo e viene rinchiuso nei carceri di Santa Maria di Albione in Napoli. Questa è la prima fase della vita di Pavone. Tenete presente che Pavone nasce nel 1607 e muore nel 1648, quindi muore a 41 anni. Però in queste 41 anni combina tante di quelle cose, il negativo prima e il positivo poi, lo vedremo, che dovrebbe avere molti più altri, invece non consuma in breve lasso di tempo. Viene arrestato, viene rinchiuso le carceri napoletane di Santa Maria di Albione, però poi viene il condotto di Basamento. Siamo nel 1647, l'estate del 1647, c'è la famosa rivolta popolare di Basamento contro le cappelle, come abbiamo studiato tutto, contro il vicereale spagnolo che aveva esercitato un sistema fiscale oppressivo. È vero che Basamento si ribella, ma non si ribella contro il re spagnolo. Re di Napoli era un vice reale spagnolo capitale di Napoli. Ma Bassanello che fa? Non si ribella contro il re di Spagna, si ribella contro le cappelle. Ma è vero, al momento di abbasso le cappelle e poi il Papua. Bassanello lo sappiamo, Bassanello era un pescatore di Amalfi che riesce a convogliare un popolo popolare e quindi al grido di abbasso le cappelle si ribella al vice re di Napoli che aveva operato questi metodi di tassazione molto oppressiva. Proprio il primo giorno della rivolta di Basaglietto a Napoli vengono liberati tutti i detenuti, anche tutti i cosiddetti politici, se magari, e quindi ci capita anche il nostro Domenico Molessa. Il quale Domenico Molessa, da allora in poi, è una sorta di illuminazione. Capisce che la sua parte era quella del popolo. Capisce che doveva innalzare il destino del popolo e della contestazione contro il malgoverno, contro le cappelle, contro l'oppressione, e quindi diventa una sorta di battitore. Lui che fa? Mette assieme una parte eterogenea, cioè tenuta che era a 2000 uomini, e inizia a ritornare a scorrere in nuove campagne. Questa volta lo fa con una funzione pubblica, non è più il vecchio redonde che magari non aveva una legittimazione, adesso ha una legittimazione politica, anche perché, qui però stringo molto, che sarebbe molto lungo il discorso, anche perché a un certo punto della sua esistenza incontra l'ambasciatore francese a Roma, che tenta di valorare politicamente la situazione. O meglio, la Francia, che aveva delle mire non tanto le corte sul reale di Napoli, voleva approfittare di questo punto popolare per cercare di mettere le grinfie, di togliere da voi dando la spalla e esercitare l'influenza francese. Pavone viene chiamato a Roma, Pavone è un soprannome di cui non si conosce il significato, quindi no, oggi come si è stato dato a Rocca Secca, non solo oggi si è conosciuto e non prevarrei più magari con il nome di battaglia che non dice con il nome reale, quindi Pavone era un soprannome di cui non sappiamo compreso
significato viene convocato a Roma da questo ambasciatore e viene nominato comandante delle truppe della Serenissima Repubblica Napoletana. Comandante della Serenissima Repubblica Napoletana, stiamo parlando del 1647. Quindi, ma quali truppe? In quel periodo era una cosa che è come se a volte si parlasse, insomma, degli amici, no? Perché, era una cosa veramente fuori dalla discussione, perché qual era lo scopo dei francesi? Era quello di rigettare, di abbattere il sovrano spagnolo e quindi instaurare un sistema repubblicano. E si aveva già chi era il pretendente perché doveva guidare questa rivoluzione, era il Duca di Guisa, che era un nobile francese che vantava appunto queste pretese. Papone abbraccia con coraggio questa missione, continua a conquistare il territorio, praticamente tutta quella che oggi viene definita Alta Terra Nuova viene conquistata da Papone, perché conquista Sopra, conquista San Germano e poi va verso il più, verso l'altro, quindi Sessa Lunga e quindi Rocca Confida, fino ad arrivare a Tetti. È un fiume in piena perché lui riesce a convogliare anche grazie al suo carisma, ecco perché forse non è stato un personaggio un po' molto, riesce a conquistare anche quelli che erano i vecchi compagni di Brigantaggio e riesce ad ascoltarli ai suoi figli, per così dire, politici. Fino ad arrivare a te, qui subisce la dottora di Amesco, perché lui venne per studiare teatro e non gli riesce. Quindi è la prima volta che Papo viene sconfitto, ma non viene sconfitto dalle truppe legge, dalle truppe spagnole, viene sconfitto dai realisti che arrivarono alle mura di città, non gli permettono di entrare in città. E la cosa per teatro ha un'importanza straordinaria, perché quella che nel 1349 vede il vescovo di teatro, si chiamasse Don Signor de Cusi, se non avrei sbagliato, fa coniare una lapide marmorea in cui si ringrazia moltissimo per aver tenuto il brigante proprio lontano da teatro. Di questa lapide si era persa qualsiasi traccia e dopo parecchie peripezie, parecchie viaggi a teatro sono riuscita a rintracciare un pezzo della cripta di questa cattedrale di cui neanche il responsabile del sacerdote conosceva l'esistenza. Quindi stiamo parlando di cose che veramente sono conosciute a pochissime persone. Subita questa sconfitta a teatro, qui c'è la parabola discendente del nostro popolo. Viene sconfitto a San Germano, viene sconfitto sul Carigliano, perché poi nel frattempo la reazione spagnola si era organizzata, il contempo degli scontri messo a capo dalle forze spagnole era riuscito a contenere tutta fonte, e quindi Papone a un certo punto, siamo nell'estate del 1648, è costretto un po' a battere gli immigrati. A San Giovanni in Carlo subisce l'ennesima sconfitta, a quel punto con pochissimi compagni decide di sottrarsi, di scappare, perché la sua forte era spagnola. E che cosa fa? Pensa bene, di ricordare che lo stato più difficile, andato a cercare una sorta di impunità. E arriva fino a Rieti, era una cittadina, faceva parte dello stato contigio, ma era proprio al confine con il regno di Napoli. Perché Rieti? Perché lui va a delle amicizie. Si rifugia in una chiesa, però al contempo lo riscopre, lo insegue, lo cattura e lui si fa catturare senza opporre resistenza. Viene catturato all'inizio di agosto, verso il 12 agosto 1648, viene trasportato. Viene trasportata e subisce l'inevitabile del processo. Ma perché non è morto? Non per le sue scoperte, ma perché era stato valorato, aveva preso un ruolo attivo nell'ambito della sommossa antifrancese, da parte dei francesi, quindi viene accusato di lesa maestà e quindi viene inevitabilmente condannato a morte. Il 26 agosto 1648 viene portato in condotto su di un carro piazza del mercato di Dario, che era il luogo dove si eseguivano le sentenze, dal ferro sulle gambe che aveva subito le torture, perché lui inizialmente si chiude in un assoluto buddismo, quindi fortunatamente ci vengono in soccorso le cronache, poi però, diciamo, torturato, riesce a ammettere che aveva giocato questo ruolo decisivo delle ambizioni francesi dell'imperialità, quindi viene condannato a morte. Viene arruotato e squartato. Arrotato e squartato.
che significa ruotare? La ruota era quella che si vede nel film, insomma, proprio ieri sera stavo facendo il nome delle rose, ma altre cose, non so se l'ha visto, era quella ruota in cui venivano attaccati con le gambe claricate, quindi la ruota che si tendeva questo filo fin quando non si riuscisse a eliminare ogni lato del sistema, ma solo qui si guarda, deve fare un pezzo, come si fa a pagare? E perché viene sguardato? Perché la testa viene condotta sopra, perché sopra era il punto di riferimento dell'altra membrana. Le altre membrane vengono affisse alle porte di camera. E questo perché doveva servire da molto a chi si fosse permesso di fare una cosa del genere, quindi proprio da 41 anni viene arruolato e sguardato. Sono dei resoconti della compagnia contraria, dei piani che portano questo condannato a morte, e parlo di un contegno assolutamente coraggioso, non si lamenta, non si dispensa, quindi era coscio della fine che dovesse fare, e quindi accetta il supplizio prima e poi da questa morte orribile con l'assoluto contegno di vita. Quindi finisce a 41 anni l'esistenza di Domenico Lorenzi alias Paolo. Allora, a questo punto, prima di concludere, io la domanda che mi pongo è: chi è stato? È stato un personaggio controverso, sicuramente venuto fuori in un periodo molto complicato, molto complesso nella storia del nostro paese. Sicuramente all'inizio è stato implicato nella peggiore crisi, ma poi è riuscito a riscattare già questi suoi peccati, cioè dandosi contento di una motivazione politica che non era quella del ladrone, diciamo, del propagandino, del ladro o del ladro. Ed è un ruolo che, nonostante la materia sia molto poco conosciuto, è un ruolo che viene riconosciuto anche dagli storici, o comunque da quelli che si è avuto il coraggio di battersi e di documentarsi in questo personaggio. Sinceramente non sono tanti. Tanto è vero che qualche storico chiama, con il nome proprio di Papone, chiama Repubblica Paponiana quel tentativo effimero di affrancarsi dalla sfera di potere spagnolo per cercare di dar vita ad una organizzazione più democratica, tra virgolette, siamo parlando della prima metà del 600. Si chiama appunto Repubblica Paponiana quel tentativo, poi va riuscito perché ci fu la restaurazione spagnola, però a dimostrazione del personaggio che è stato assolutamente di poco. Che dire di più? Quando io sono riuscito a recuperare l'atto di nascita dell'archivio della Società del Mondo Vitale di Storia Pari, Pasqua di Giulia a Napoli, ho avuto come una sorta di mancamento, proprio i miei registri parrocchiali non arrivano così chiaro nel tempo, ma si vedono alla metà del 1700. Qui abbiamo nel 1607 questo atto di Dacia di Papone, c'è anche il nome del sacerdote con Luca Roccano, che sta in parlo di capire, che l'ha battezzato, quindi è stata veramente un'emozione. Subito dopo è venuta fuori questa fotografia che avrebbe, come dice l'amico Claudio Santorello, avrebbe l'esigenza di essere riaggiornata, che poi nel frattempo sono venute fuori altre notizie, però noi per il momento ci fermiamo qui, chissà mai che a settembre ci sia qualche sorpresa, sperando che possiamo lavorare, chissà, diciamo io credo di averne illustrato nei limiti del consentito, sarebbe molto da dire, sarebbe da dire sul vicereale spagnolo che è stato per tanto tempo considerato un periodo di oscurantismo totale, invece proprio così non è, però è questa la sempre, magari a settembre avevo la possibilità di spaziare un po' più sull'argomento. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, e soprattutto ringrazio chi si è adoperato per portare questa testa di leone alias Paponte consegnato per un'associazione di lei qui a capire che è stato il suo luogo naturale, e speriamo che lui possa avere una teglia considerazione da parte dei turisti che vengono. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Elisa.
scusami, io so che ti metto in difficoltà, però tu sei amica carissima, quindi non lo posso permettere. Hai visto che te, tra le altre cose, che tu c'è tu sei anche oggi con Piano. Vabbè, non sei un altrimenti non riusciamo, se devi citare qualche delucidazione. Buonasera, ovviamente tutti gli archeologi prima devono vedere e poi devono dire se mai si possa riuscire, diciamo, senza fare. Noi siamo in diretta e poi si riapriamo adesso, sì, certo. Il maresciallo, per il suo dire non fa parte. Approfondire, studiare e poi dire, però ecco questo magari mi permetto di dire, noi abbiamo
soltanto la testa ma è intero, e anche dei leoni immurati del borgo di Aquino. Non è così, no, in questo caso è probabile che sia umano. Noi sempre quello che abbiamo al museo, ci siamo posti di tutto, insomma, l'idea di capire meglio la provenienza, ebbene era detto sempre romano, in realtà poi si è scoperto che è piuttosto medievale, perché aveva delle caratteristiche tali da poter essere considerato uno di quei leoni all'ingresso dei portali delle chiese romaniche, anche perché poi cercando di rimangere presso qualcuno, qualche testimone oculare che ho trovato, che mi ha detto, mi ha riferito di quel leone che abbiamo al museo, veniva dalla Via Latina, dove sorgeva, vicino alla Porta Caguana, una chiesa dedicata a San Lorenzo, e proprio nel punto in cui si suppone ci fosse l'ingresso della chiesa era stato trovato un leone. Quindi, in questi casi è possibile anche che sia un leone derivato dal mondo romano che poi è stato riadattato al portale della chiesa. Però se vogliamo parlare di leoni romani, dobbiamo parlare soprattutto di leoni funerari, quindi sicuramente legati a recinti funerari oppure all'ingresso di mausolei. Quindi è probabile che in questo caso si possa trattare di questo tipo di... è perché il simbolo è chiaro, no? Sappiamo bene che il leone era associato alla testa del brigante, perché il leone rappresenta la forza, rappresenta la vitalità e tutto il resto, e dal leone ovviamente protegge l'ingresso di eventuali mausolei oppure luoghi di sepoltura. È difficile pensare che venga da una struttura del genere. In più, permetto di dire anche un'esperienza personale rispetto a Pompilea, dove è stato trovato un esempio di sarcofago, che lui mi sono occupata io, un sarcofago cristiano, che viene dalla zona di una villa. Quindi in alcuni casi delle ville era possibile avere anche dei luoghi di sepoltura privati, dove c'erano anche delle mausolee, oppure addirittura delle cimiteri funerari. Quindi diciamo, bisogna ovviamente, non mi permetto qui di approfondire oltre perché non è mio solito, diciamo, avanzare delle ipotesi senza un supporto scientifico. Magari se posso collaborare sarò contenta, ma vedrò nell'archivio a Roma, dove di solito ci sono degli schedari con fototecnica anche, se magari ci sono già delle notizie che ci possono essere utili per lo studio tutto. E comunque complimenti all'autorità e a anche lo stimolo di questa amministrazione, devo dire, perché l'amministrazione volge lo sguardo alle associazioni territoriali, e questo devo dire ci ha permesso ovviamente di dare modo di aprire questa associazione, che nasce culturale per il borgo, per il bene del paese, come tutti vedete per quello che stiamo facendo, ma che da un periodo a questa parte sta collaborando con tante altre associazioni di zona, che adesso voglio ringraziare perché sono tutte qui presenti, che già hanno collaborato con nel caso della Ranford Park, come vi ricordate, che sono veramente attive sul territorio per permettere a questo territorio una rinascita che sia culturale, ambientale, che sia una rinascita completa di tutta quanta la zona. E quindi vorrei ringraziare il PAM, nella persona ovviamente di Paolo D'Agostino, che vedo lì, e dell'assessore Patrizia Del Poli, presidente e vicepresidente del PAM. Voglio ringraziare Teodora con Maria Antonietta Vicini, che è qui presente, non è presente qui, ma ci saluta Tommaso Ranaldi dell'Azione Parkinson Ciociaria, che oggi è impegnato a Benevento per un altro Ranford Parkinson. Ringrazio ovviamente il fund di Rocca Secca con Franco Abbari, che tra l'altro è ovviamente anche in Amici per Capire, e ringrazio Donato Isola del Polisportiva Antonio Fava, che è qui presente. Ho fatto questo discorso e questo inciso perché il merito, il grosso merito di questa amministrazione è quello di aver tolto il loro sguardo proprio al territorio e alle associazioni che ci sono. E se l'ambiente, come io spesso dico, e la cultura in questa zona è una miniera, veramente una fucina di ingegno in questa zona, loro hanno aperto lo sguardo a noi, e questo ci porterà, penso a breve, a un rapporto proprio per un patto territoriale che rilanci completamente l'ambiente. Quindi questo è il nostro ringraziamento, che va ovviamente all'amministrazione. Prima di dare la parola al sindaco, vorrei
dato nel detto della dottoressa della Casa delle Ipotesi, assessore al bilancio e al patrimonio, il consigliere Lanciarone, il grande amico Antonio Colantonio, che è sempre pronto e ha completamente ricuito ieri una grande opera a tutto il paese. Ringrazio Tommasino Marsella, assessore. Fabio Tanzini. Un saluto particolare a Monsignor Gian Domenico Valente, che non è potuto essere presente qui, ma sarebbe venuto volentieri a prova in pieno quello che stiamo facendo qui all'interno della chiesa. Tra l'altro Fernando parlava di un prossimo progetto, stiamo recuperando un'urna cinerale che abbiamo visto qui in zona, tra l'altro già con la compagnia il comandante della stazione di carabinieri è stato informato, abbiamo già fatto le fotografie in zona pubblica e a breve avremo ovviamente tutte quelle che ci serve, ovviamente la delibera comunale con la sovrintendenza, porteremo anche all'interno della chiesa quest'urna cinerale. Sono presenti una serie di avvenimenti che faremo con la cultura piacente, c'è un grosso passaggio templare in questa zona, nella valle della Masen, ci sono proprio dei segni templari che vengono monti a Sprano, quindi durante quest'estate faremo comunque uno spettacolo con i templari, sia un convegno sia una rievocazione storica dei templari, quindi cerchiamo da questo punto di vista insieme con tutte le associazioni qui presenti di ricreare un ambiente artistico, storico e culturale, oltre a rivolgere uno sguardo quello che è l'ambiente con le associazioni, perché qui ad esempio c'è sia Patrizia che Paolo Del Pane, sarà importante anche una riqualificazione completa del Monte Astrano e con i fondi europei, speriamo con questo patto che si aprirà l'associazione del territorio, di arrivare ad aiutare la zona per una rinascita completa che porti i nostri splendidi borghi ad essere sempre più vivi ed essere sempre più vivi. Un ringraziamento particolare anche a Claudio Saltarelli dell'Associazione Alta Terra del Lavoro che qui è presente, sempre per i suoi segni corporici che sempre vediamo qui presenti, e adesso mi sembra giusto un saluto istituzionale dal nostro sindaco, dall'avvocato Giuseppe Sacco, prima di lasciarci per quello più fresco che troverete fuori all'uscita. Grazie per essere venuti, per essere così numerosi e per essere vicini al territorio. Grazie, innanzitutto saluto sera a tutti gli amministratori del Comune di Valasecca, i cittadini intervenuti, saluto e ringrazio l'Associazione Amici per Caprile e anche l'amico Fernando Riccardi che questa sera ovviamente è presente anche per l'essere storico oltre che di giornalista nonché membro dell'associazione. Stasera Valasecca ne abbraccia uno dei segni identificativi più importanti della sua storia, questo grazie anche e soprattutto all'intervento dell'Arma dei Carabinieri. Che non ringrazio ufficialmente questa sera solo per aver riportato alla luce questo reperto, ma anche per tante altre opere che vengono svolte giornalmente, magari sotto traccia, conosciute solo dagli addetti ai lavori, ma che vi assicuro sono importanti per conservare l'ordine pubblico, anche attraverso interventi che spesso, come oggi pomeriggio ad esempio, si immergono solo esclusivamente nel sociale, non sono evidenti ma sono importanti per garantire quella tranquillità che credo sia uno degli aspetti più importanti che deve conservare una comunità. Questo evento poi tra l'altro si incarica molto bene in quel percorso, come si era accennato prima, di riscoperta, di rinnovazione storico-culturale di una città. Spesso noi sentiamo parlare di rilancio del territorio. Rilancio del territorio è anche questo, e soprattutto a Roccasecca, che è una città ricca di storia, di arte, credo che l'aspetto e la particolarità storico-culturale sia l'elemento più importante che può costruire poi un volano di crescita liberale, anche attraverso quegli strumenti che prima tu chiamavi. Però approfitto per il discorso che tu hai fatto per tracciare un elemento diverso che investe, diciamo, la città di Roccasecca e che ho notato in questi primi 9 mesi di sindacato. Una vera e propria rinascita. Sembra che Roccasecca si sia praticamente scrollata addosso una sorta di torpore che abbiamo vissuto per 10 anni, ma questo non solo grazie all'amministrazione comunale, ma grazie soprattutto ai cittadini, grazie soprattutto alle associazioni, perché a Roccasecca le persone sembra che abbiano riscoperto quella voglia di rimettersi in gioco, quella voglia, lo dicevamo la domenica delle padre, quella voglia di tornare a lavorare per il territorio, per il proprio, fatto per quel senso di appartenenza che credo che ognuno di noi conservi. E questo è l'aspetto più positivo, credo, di questa prima esperienza vissuta qui a Roccasecca,
ed è il segnale che questa è una città che finalmente vuole tornare a crescere, vuole tornare a riscoprire la sua storia, vuole rivivere un senso di appartenenza e vuole tornare a essere quel faro che ha rappresentato per tanti anni in questo bacino d'utenza, un bacino d'utenza ricco di storia, e credo che Rocca Secca sia sempre stata protagonista e deve tornare ad essere protagonista di questa storia. Quindi grazie a tutti, buona serata.